a tutti, faccio questa diretta anche se oggi non è il giorno forse migliore perché sono un po' raffreddato, un po' immammonato, per cui sentirete la mia voce che non è particolarmente messa bene, magari mi soffierò il naso durante la diretta. Detto questo, voglio intervenire, volevo farlo ieri ma non ho purtroppo avuto tempo se non condividendo qua e là alcuni post e alcuni commenti rapidi. E volevo parlarvi di questa questione che è stata sollevata dall'intervento dell'assessore Sergio Venturi, che è anche il presidente del Comitato di Settore Sanità delle Regioni. Un intervento nel quale ci sono più e più punti dei quali vorrei parlare, ma non parlerò di tutti. Voglio concentrarmi solamente su uno dei temi cruciali, al di là del fatto degli impiegati, eccetera, tutte cose sulle quali ho già scritto, insomma, che sono frasi veramente inaccettabili e che, anche se inserite in un contesto, tra l'altro ho visto un tentativo di far passare come dire, mala comprensione o di, come dire, trasmesso in modo, come dire, non ben spiegato, eccetera, assolutamente non abbiamo capito benissimo quello che si intendeva. E comunque, insomma, si commenta da solo, direi. Però io voglio focalizzarmi sul task shifting in questo momento, perché tutto il tema che ovviamente è stato incentrato dalla parte retributiva del medico, che con uno stipendio di un medico faccio due infermieri, eccetera, 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 ovviamente su quella è il punto su cui concentrarsi. Cos'è il task shifting? Il task shifting è semplicemente il passare competenze e abilità di una professione ad altre. Tipicamente, che cosa si pensa di poter passare? Delle competenze basilari, ovvero delle competenze che, per esempio, in alcuni elementi del video, appunto, nel congresso della FIAS, si parlava del prelievo venoso, della puntura, eccetera, eccetera, venosa, e appunto faceva sempre questo esempio qua. Però attenzione che, cioè, non siamo banalizzati a questo, assolutamente, non siamo banalizzati a questo. Si è parlato di anestesie, si è parlato di procedure chirurgiche, eccetera, eccetera. Come sapete, in Emilia-Romagna c'è stato un grosso scandalo, un grosso problema che ha portato poi successivamente anche la regione Emilia-Romagna a produrre una delibera di giunta regionale, che è quella che poi ha portato a tutto il procedimento disciplinare che ha condotto l'Ordine di Bologna alla radiazione, appunto, di Sergio Venturi. Ma il problema era già precedente, nel senso che la delibera regionale in realtà era un tentativo di mettere una pezza a una situazione di totale, come dire, anarchia nelle procedure infermieristiche che si erano create in Emilia-Romagna nell'ambito del 118. Io sono un medico 118, ho avuto modo di vedere le procedure che in diverse province avevano delle finalità totalmente diverse, e paradossalmente nella mia provincia, quella di Bologna, le procedure erano forse quelle meno importanti come numerosità e come contenuti, anche se ovviamente ci sono delle questioni che sono boolean, cioè o si può fa o non si può fa e fine. E quindi il task shifting veniva costruito su una base di modelli. Oggi ho letto, appunto, nella nota diciamo nel tentativo di buttare acqua sul fuoco, che si parlava per esempio, di questo task shifting guidato dalla scienza e non dalla politica. Beh, intanto, se si fa un atto di una giunta regionale, questo è politico, e, come atto, ovviamente, perché deriva da un organo politico, e sicuramente se la scienza non ha nulla a che vedere, anche perché tra scienza e modelli organizzativi e relazioni delle professioni decidono poi, ovviamente, come giustamente veniva ricordato anche in quel congresso, le professioni. E la professione medica ha detto che determinate cose, che sono gli atti medici devono essere fatti dai medici, punto. Perché non c'è nessun altro che abbia quel background di studio così ampio e così approfondito per poter comprendere tutta una serie di meccanismi. Anche per quanto l'argomento in questione sembri banale, anche per quanto la procedura in questione sembri banale. Ma non c'è assolutamente nulla di banale, nemmeno negli atti medici più semplici. A parte che io di atti medici semplici, anche che sia la decisione di non fare, non ne conosco, perché esercitando da un po', poi nel mio settore, vi assicuro che l'atto medico non è mai semplice, quasi mai semplice. Poi possiamo banalizzarlo perché dopo un po' ci siamo abituati a fare determinate cose, per cui è chiaro che
Per me magari è ovviamente abbastanza semplice fare una procedura, che ne so, di cardioversione elettrica su un paziente instabile, cosa che per un collega invece potrebbe essere, che fa un altro tipo di attività, potrebbe essere una cosa invece di ultra, ultra problematica e ultra specialistica. Ma detto questo, non entriamo in questi elementi. Noi in Emilia-Romagna su 118 l'abbiamo vissuto, io ho visto procedure infermieristiche, no? Quindi atti medici delegati a personale non medico, nelle quali gli infermieri gestivano in autonomia, senza prescrizione medica, farmaci endovenosi come il fentanyl, fentanyl endovenoso, ipnotici amnesici come per esempio il midazolam, intubavano, potevano cercare di avere delle procedure di gestione con l'intubazione del paziente, ma non solo del paziente nel quale c'era un arresto a rianimare, magari col presidio extraglottico, no, c'era di tutto. C'era la procedura per mettere la CPAP, quindi presidi di ventilazione, e ovviamente poi i problemi quando si inseriscono questi modelli e si pensa di poter trattare i pazienti senza discrezionalità, si va a sbattere, perché la complessità del mondo reale e la complessità dell'interpretare ogni singolo paziente, mettendo da un lato le linee guida e la scienza e le raccomandazioni, e dall'altro invece calare queste linee guida e queste raccomandazioni sul singolo caso, talvolta dovendo dire non seguo le linee guida, non seguo le raccomandazioni, e questo, viva Dio, succede tutti i santi giorni che Dio mette in terra, è compito del medico, perché purtroppo lavorare per protocolli succedono delle cose inaspettate. Potrei fare esempi su esempi, potrei fare esempi di somministrazioni, per esempio, di midazolam per convulsioni, cosa che uno dice sì, scientificamente può essere una cosa corretta, poi se però quelle non erano convulsioni, ma magari era l'effetto di un tremor in un paziente semi-incosciente dovuto al fatto che questo era un cirrotico, no? Con una fase di iperammoniemia, ecco, ovviamente il risultato di quel midazolam somministrato a quel paziente è che quel paziente, siccome ha una sua storia, ha una sua casistica, finirà in arresto respiratorio e bisognerà andare a correrci dietro, no? Perché poi quando c'è il marone, scusate la volgarità, poi si corre dov'è il dottore, e quindi il medico deve correre dietro a fare tutta una serie di cose. Noi nel 118 gli infermieri sono fondamentali. Anche qua si è fatta una polemica strumentale nel dire le ambulanze senza il medico, ma no, cioè ci sono dei parametri di legge abbastanza chiari che ti dicono che c'è necessità di un mezzo avanzato, e il mezzo avanzato è inutile che ci raccontiamo delle balle, il mezzo avanzato è quello con l'equipe completa, che vuol dire che deve avere sia il medico sia l'infermiere, deve essere un team, perché signori miei, chiunque lavora in emergenza da un po' di tempo sa che va bene, io dovrei saper fare anche tutto quello che sa fare l'infermiere, ma da solo non sono la Dea Calì, non ho 8 braccia, non ho tutte le potenzialità di gestire determinati scenari, ci vuole un lavoro di equip, e all'interno dell'equip ognuno deve fare quello che è chiamato a fare secondo le regole, le leggi e lo studio che ha fatto. Per cui l'equip avanzata, a mio modesto avviso, ma non solo mio, direi di tutti quelli che hanno un minimo di zucca e lavorano in emergenza, il mezzo avanzato realmente in grado di erogare prestazioni avanzate è il mezzo che ha l'equip medico-infermiere, tutto il resto sono balle. Si può forse ragionare su quello solo col medico, ma anche qui vi dico che sì, puoi fare tutta una serie di terapie, però non è il massimo che si può dare al paziente, e noi dovremmo avere un numero di mezzi avanzati che il decreto 70-2015 definisce in un mezzo ogni 60.000 abitanti su popolazione calcolata su base regionale, attenzione, cioè vuol dire che io prendo la popolazione di un'intera regione, divido per 60.000 oppure divido per 350 km quadri, no? Diventa un po' come la macchina, no? 5 anni o 100.000 km. Trovo quello che è il valore numerico assoluto che c'è, che poi andrà corretto se ci sono delle orogeografie particolari, isole, montagne, eccetera, eccetera. E a quel punto questi mezzi vanno distribuiti sul territorio di modo da garantire che ci siano tempi di intervento congruo sulle vere emergenze, di modo da garantire che se un mezzo impegnato, quello di fianco non disti 50 km, ma disti, ovviamente quello col medico, per una seconda reale emergenza, disti quella ventina di minuti massimo, come era raccomandato nelle iniziali linee guida, di modo che ci sia ridondanza del sistema, e anche se hai un incidente con 10 feriti, 5 feriti, di cui alcuni sono molto seri, tu puoi avere un numero completo di equip avanzate per gestire questa cosa. Ebbene, cosa succede? Che in molti casi invece il task shifting viene interpretato come quello che prima faceva il medico adesso lo fa l'infermiere, quindi l'infermiere non ha
la necessità di chiamare il medico e quindi comincia ad avere, per esempio, come succedeva da noi, somministrazione di farmaci, ma mica farmaci come la tachipirina, cioè farmaci come stupefacenti maggiori, come morfina, come fentanyl, come midazolam. In alcuni casi addirittura c'erano presenti dei protocolli su cui c'è l'antiaritmico, ma signori miei, anche su un banale, banale per modo di dire, perché è banale poi per chi lo fa tutti i giorni, ma anche su un banale algoritmo CLS, è vero che l'amiodarone è il farmaco consigliato, no? Nell'arresto, eccetera, eccetera, ma se quello specifico paziente ha una specifica storia, che ne so, di allergia piuttosto che di interazione di altri, il medico può scegliere su quel paziente di applicare un ragionamento clinico diverso. Quindi il problema del task shifting è che bisogna capire dove si deve fermare, perché per come l'abbiamo visto noi qui, in molti casi, almeno nell'ambito dell'emergenza, andava oltre. Tanto è vero che, di tutte le procedure che esistevano in Emilia-Romagna, e che i miei colleghi mi hanno fatto vedere tutte, cioè di tutte le procedure che esistevano nelle varie aziende, che erano tutte diverse, perché ogni azienda aveva delle procedure diverse, aveva un numero di procedure diverse, ce n'erano alcuni che facevano delle cose, dalla gestione dell'anafilassi, ma attenzione, la gestione dell'anafilassi, voglio dire, nessuno, ma nessuno credo nella comunità medica dice o dirà mai che se un infermiere si trova nell'emergenza a essere la prima ambulanza, e si trova davanti a un'anafilassi, non può fare la somministrazione dell'adrenalina. Chiaro, va fatta la formazione, va spiegato, cioè se lavora in quel settore lì. Ma poi quel paziente lì va comunque, cioè quella manovra deve essere un'azione ponte, come prevede la legge, che sia un'azione di anticipo, anticipatoria e non sostitutiva. Cioè non devo dire che l'infermiere arriva, fa il farmaco per non chiamare il medico, perché questo non funziona. Il medico su quel paziente ci deve arrivare perché in Italia abbiamo scelto, in Italia e in buona parte d'Europa, abbiamo scelto sistemi medicalizzati di emergenza, ma qui in generale il nostro paese, su tutto l'ambito dell'assistenza, ha scelto sistemi medicalizzati. Vuole professionisti che abbiano una formazione ampia, una formazione che è di minimo 6 anni, a cui seguono i corsi post laurea di specializzazione che possono essere dai 4 ai 6 anni. E che o di medicina generale, addirittura per fare medicina generale. Cioè non possiamo pensare che siccome vogliamo imitare in qualche modo alcuni modelli di altri paesi, allora ci permettiamo di far fare le anestesie agli infermieri. A me, francamente, di quello che fanno negli Stati Uniti, di quello che fa il Canada, non me ne frega niente. Ai cittadini italiani non gliene frega niente di quello che fanno negli Stati Uniti e in Canada, anche perché il problema degli Stati Uniti e del Canada è che la scuola di medicina costa, non so, 300-400 mila dollari di debito per chi la segue. Non è che gli mancano le persone che vogliono fare medicina. Non è che ne hanno poche per caso, ne hanno poche perché i costi dello studio non sono quelli che sono i nostri. E poi, ovviamente, gli stipendi non sono quelli che sono i nostri, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io che fortunatamente ho avuto la fortuna e l'opportunità di andare a vedere, conoscere, parlare con colleghi e lavorare anche dall'altra parte dell'oceano, e alcuni dei modelli descritti o di cui senti parlare in Italia li ho visti calati sul campo, ho parlato con i colleghi, ma vi assicuro, l'ultima volta che ero tra la California e il Nevada, ero a Las Vegas a fare un corso, io l'ho chiesto, mi ha detto: scusate, mi raccontate un po' come funziona questa cosa del physician assistant, che è questa figura che è via di mezzo tra il medico. La prima cosa con cui tutti questi mi hanno guardato, mi hanno detto: non abbiamo abbastanza medici e ci siamo dovuti inventare questa zeppa. Ma non erano contenti di questo modello, non sono contenti di questo modello, perché chiaramente è un modello di cui anche loro hanno paura, perché spesso ci vuole la controfirma di un medico che si deve poi prendere la responsabilità di quello che ha fatto un altro, eccetera, eccetera. E ovviamente il sistema giudiziario americano, che è tipicamente basato sul risarcimento, come dire, l'abbiamo un po' ereditato, no? Anche quello. E nessuno è contento di questo modello, tantomeno i miei amici, che medici non sono, che infermieri non sono, e che si trovano come utenti, come pazienti. E che tutte le volte che gli chiedo, infatti ho chiesto a un mio amico, a Dario, ad altri, e loro mi dicono: ma sì, cioè c'è un livello di contenzioso con i loro medici, non hanno relazione, cioè in molti casi non hanno neanche una buona relazione col medico di famiglia, perché dico: io vado dal medico di famiglia e mi trovo con l'infermiere che mi fa l'anamnesi, mi fa il check, mi fa questo, mi fa questo, mi fa quell'altro, quindi sto 15 minuti con l'infermiere e poi dopo col medico riesco a starci sì e no 5 minuti e arriva la parcella di 300 dollari. Cioè,
Questo non è il modello che, secondo me, è calabile nel nostro paese. Questo non significa che gli infermieri non possano avere sicuramente dei riconoscimenti per determinate cose che effettivamente negli anni sono cambiate, ma questo non vuol dire arrivare alla valutazione clinica dei pazienti, non vuol dire arrivare alla decisione delle strategie terapeutiche dei pazienti, non vuol dire soprattutto andare anche a incidere sulla relazione di cura medico-paziente. Almeno per quella che è la volontà di quasi tutti i medici che conosco oggi. Non perché si voglia mantenere la casta, ma perché i pazienti nel nostro paese desiderano avere, e i medici altrettanto, desiderano avere una relazione medico-paziente che già è difficile per i modelli organizzativi che sono stati inseriti, ma che, santa pazienza, è quella che anche il British Medical Journal ci ha ricordato, mi sembra poco meno di un anno fa, magari vi metterò il link, è l'unico modo per tenere bassi i costi sanitari, ridurre, no, il numero di esami inappropriati, di richieste inappropriate, eccetera, eccetera. Perché, signori miei, la medicina, purtroppo, non è solo processo industriale. Ed è questo che, secondo me, cozza nel discorso che ha fatto l'altro giorno l'assessore. Non è mettere a posto i numerini del bilancio e basta. La sanità, purtroppo, ha un bilancio che è collegato a dei fattori umani, a dei fattori di relazione. E se noi andiamo a rompere questi fattori di relazione, e se noi continuiamo a rompere le balle ai professionisti, perché parliamoci chiaro, qui si stanno rompendo veramente gli zebedei ai professionisti in tutti i modi, con modelli organizzativi insostenibili, con modelli in cui devi fare tre lavori in uno, con modelli in cui sì, c'è anche la burocrazia impiegatistica che ormai hanno costretto tutti a fare. Ma, cioè, non è che sono delle cose sulle quali... Sono cose nonostante le quali... Comunque, il nostro sistema sanitario rimane uno dei migliori al mondo. Speriamo che, nonostante tutto questo, si vada avanti. Poi, un altro elemento, cioè pensare di trasferire competenze di base dei medici ad altre professioni non è un buon ragionamento. È un pensiero che io definisco semplice. Perché? Perché le competenze specialistiche di un medico devono partire necessariamente dal saper fare bene le cose di base. E allora io non posso pensare, come ho letto in alcuni documenti e sentito in alcune proposte, che per esempio, non so, i centri vaccinali siano totalmente gestiti da personale infermieristico in un'ottica di task shifting. Perché l'anamnesi, perché capire qual è la schedula vaccinale, perché avere il rapporto e la spiegazione con i pazienti, perché creare tutti questi setting, anche con medici semplicemente laureati e ancora non specializzati, quindi con le competenze di base, è una cosa utilissima la professione, perché crea quel sostrato di base sul quale posso costruire poi la carriera futura di un medico di medicina generale o di un medico specialista. Per cui non è passando le competenze di base che io faccio un favore ai medici, perché sennò si arriva a quelle situazioni assurde di cui tutti ci lamentiamo, che c'è un'iperspecializzazione e poi magari si perde la visione generale, perché poi anche questo, ci sono pochissime specialità, una di queste è l'anestesia, che tutto sommato, avendo la possibilità di vedere tutte le parti chirurgiche, l'area intensiva della gran parte delle patologie, mantiene una grandissima visione ad ampio raggio, ma lo sappiamo tutti quanti, colleghi. Chiunque di noi certe volte è spaventato da uscire. Io mi ricordo una collega, appunto, anestesista, bravissima, uno dei migliori rianimatori, che però mi diceva: io gestisco sempre farmaci endovena, ormai mi sono quasi scordata e ho bisogno sempre di riguardare quando devo cambiare, usare le pastiglie, no? Quelle cose di base, perché chiaramente se lo hai fatto per poco tempo, sei immediatamente entrato in una branca specialistica, quelle cose non puoi fare. Invece noi oggi abbiamo un imbuto formativo, decine di migliaia di medici che non hanno avuto occasione formativa, e a questo punto viene anche da domandarsi, ed è lecito domandarsi, se tutta questa cattiva programmazione sia stata dovuta a incompetenza o sia stato qualcosa di, come dire, un pochettino orchestrato, ok? Viene lecito domandarsela questa cosa, perché tutti questi medici laureati e abilitati tantissime funzioni le potrebbero fare, perché sennò io creo addirittura una impossibilità per i medici di accedere, perché ho ancora quelli che sostengono che per accedere al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatorio avere una specializzazione, è obbligatorio avere il corso di formazione specifica in medicina generale, quindi con la laurea e l'abilitazione non vai da nessuna parte. Ma poi dall'altra parte mi trovo la professione sanitaria che con 3 anni fa il concorso, che fa un master, dove peraltro, a che risulti a me,
la gran parte dei master delle professioni sanitarie non sono omogenei, non hanno come le scuole di specializzazioni mediche dei programmi minimi che sono definiti a livello ministeriale che devono essere seguiti. Su questo mi documenterò, ma da quello che mi hanno raccontato tantissimi colleghi e amici infermieri, mi hanno proprio detto che ci sono programmi diversi, programmi che addirittura non cozzano gli uni con gli altri a parità di ambito. Per cui anche lì dire che poi l'infermiere può fare la specializzazione mentre lavora, mentre ha già fatto il concorso, mentre ha assunto, no? Quindi anche questa è bellissima, no? E poi intanto gli assegno delle funzioni che oggi sono dei medici, o cerco in qualche modo di assegnargli delle funzioni di base dei medici, a cui da un punto di vista amministrativo impedisco di entrare nel Servizio Sanitario Nazionale. A me sembra una follia. Ditemi voi, commentate voi, se questa vi sembra una follia. E quindi attenzione, il task shifting, forse per qualche cosa veramente molto ben studiato, ma robe minimali, perché le competenze mediche, cioè l'atto medico, non si può delegare. Forse ci saranno delle questioni in overlap come il prelievo venoso, ma tanto quello credo che sia già ovunque così, come quello che potrà sicuramente trovare qualche spazio, io non dico mica. Ma il task shifting non può essere appoggiato, perché passare le competenze base significa erodere le fondamenta di quella che sarà la formazione di domani dei medici, la formazione futura. Quindi questo, secondo il mio punto di vista, è inaccettabile. Noi ancora oggi, io sono uscito dalla mia università che la facoltà di medicina, il corso BLS, non te lo faceva certificato da società scientifica, mentre le professioni sanitarie uscivano col brevettino, no? Con la carta intestata, il numero di matricola del brevetto, no? Tanto per dire una banalità, il BLSD. Allora, questo secondo me non è più accettabile. Noi come medici dobbiamo riappropriarci della formazione dalla A alla Z, quindi dopo il corso di laurea, qualunque medico deve avere garantito un percorso di formazione, secondo me di formazione lavoro, permesso, perché non è possibile più sopportare questi continui attacchi a una professione che non è che può essere messa in difficoltà per fare avanzare altri che hanno delle legittime aspirazioni, perché sono peraltro legittime, non dico mica. Ma anche qui, cioè, quando ho sentito parlare del tecnico di ecografia, io ho lavorato in un setting dove c'era il tecnico di ecografia, ho avuto l'occasione di stare in un setting a vedere come funzionava e come vedevano questi pazienti da una parte all'altra dove c'era il tecnico di ecografia. Ma non è mica la stessa cosa che parlare con un radiologo, eh? Non è mica la stessa cosa di parlare con un medico che si è formato in ecografia, cioè non è uguale, non è per niente uguale. Perché quando devi discutere una colicchetta renale, dove vedi il bel calcolone e il colo d'ombra, siamo tutti tranquilli. Ma se il paziente è un minimo più complesso, signori miei, quando mancano le basi, non è la stessa cosa. Io francamente credo che il nostro sistema sanitario sia stato creato su basi molto più solide, e il motivo per, come dire, le conseguenze di queste basi molto più solide sono l'aver portato, con tutti i problemi che ogni sistema ha, ci ha portato ad avere una capacità molto superiore di erogare dei servizi di qualità, e lo dimostrano tutte le statistiche anche internazionali, no? Dove si guarda a parità di costo qual è la qualità erogata. E mi dispiace, parte di questo è stato anche essere stati ferrei sul fatto di avere molti medici, quindi un sistema che viene definito medico-centrico, ma qui non è medico-centrico, non è infermiere-centrico, non è tecnico-centrico, è paziente-centrico, perché la relazione di cura deve essere al centro dell'attenzione. E santa pazienza, questa è l'unica cosa che bisognerebbe contare. Anche perché, signori miei, se no, quando cominci a fare il task shifting, la seconda cosa che succede, perché per una popolazione, per quella nostra è quasi sicuro, è che sì, me l'ha fatta il tecnico, però adesso chiedo conferma, oppure addirittura mi devo fare un'assicurazione, come ha scritto Cimo, per andare poi magari privatamente, perché il cittadino vuole il medico. Quando il cittadino sta male, vuole il medico. Non vuole il tecnico. E questo è una cosa che io personalmente vivo. Io conosco tantissimi bravissimi infermieri di emergenza di cui mi fido ciecamente delle loro capacità nell'equipe, ma sono casi molto spesso personali. Non è che tutti escono così perché la facoltà li fa uscire così, come è la stessa cosa per i medici, chiaramente. Ma almeno sui medici sai che determinate conoscenze di base ci sono, dall'altra parte non è mica detto che ci siano, perché sono corsi di laurea diversi, sono finalità diverse. E quindi attenzione, non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo con questo benedetto task shifting e poi
Per chiudere questo video, sono anche un po' in dubbio, francamente, dopo aver letto le dichiarazioni di diverse associazioni che l'altro giorno hanno fatto un comunicato dove fondamentalmente, vado a riprenderlo fuori perché me l'ero un attimo segnato, erano quattro associazioni, cioè la Fede Specializzandi, il CGM, la Cosmeo, il Movimento Giotto, dove sul task shifting dicevano che fondamentalmente, qua, questa proposta mira a valorizzare... Sul punto, da livello generico, insomma, fondamentalmente si dicevano non apertamente contrarie al task shifting per questa valorizzazione, eccetera, eccetera. Io, francamente, questa cosa faccio fatica a capirla, perché loro poi hanno sempre espresso posizioni dove il medico deve essere assolutamente specialista, e anche in questo stesso documento la inseriscono, no, come medico specialista. Ma allora, il medico laureato abilitato cos'è? Un deficiente? Non ha posto da nessuna parte? Da una parte dobbiamo mettere gli infermieri che vanno a fare cose mediche? Oppure intendono un task shifting, nel senso che l'infermiere va a fare il centro prelievi, cosa che peraltro già fa. No, perché dobbiamo capirci su questo. Perché su questo noi ci dobbiamo capire. E secondo me è veramente un atto di, come dire, incitamento allo scontro, dire che le professioni sanitarie, siccome sono tante persone, e come è stato detto in quel video, la politica guarda i numeri, no? Più che ad altri contenuti, allora... bisogna che loro si facciano sentire, la politica può assecondare. No, questa cosa, signori miei, ai cittadini va fatta capire benissimo. Noi abbiamo piena stima degli infermieri, abbiamo piena stima dei tecnici di radiologia, abbiamo piena stima di tantissimi, ma proprio perché noi conosciamo più cose e ci rendiamo conto di molti più problemi, sappiamo anche il motivo per cui non vogliamo che determinate cose vengano fatte da chi medico non è. Io ho una carissima amica e collega che è infermiera, è stata infermiera durante tutto il corso di laurea in medicina. Poi abbiamo studiato insieme medicina, è diventata medico, e lei ha sempre lavorato al 118, bravissima. E poi si è anche specializzata in anestesia. E il giorno che lei ha, scusate, appoggiato il posteriore dal lato del medico, pur essendo un'infermiera bravissima, che aveva anni di esperienza e conosciuto tantissime cose, una delle prime cose che... E quando è uscita è venuta a dire una sera che eravamo tutti fuori a bere una birra, una roba del genere, ha detto, ragazzi, non mi sarei mai aspettata, ha detto, di trovarmi in così grossa difficoltà, perché finché ero di là e la responsabilità non era direttamente la mia, ma soprattutto non conoscevo una serie di cose che oggi conosco, siccome prima non le conoscevo, non mi ponevo neanche il problema, non mi ponevo il dubbio. Perché non avevo gli elementi per farmelo sorgere quel dubbio. Oggi di qua mi è cambiata totalmente la prospettiva. E adesso mi rendo conto degli scontri, perché c'erano già anche all'epoca degli scontri, e della giusta battaglia. Non perché io oggi sia diventata medico, ma perché oggi ho delle conoscenze che mi consentono di rendermi conto realmente di alcuni problemi e della complessità di pazienti che apparentemente sembrano semplici. Chiudo questa cosa e spero di avere il tempo nei prossimi giorni di approfondire con alcuni temi non solo del task shifting ma anche di queste politiche organizzative sanitarie, perché, signori miei, noi dobbiamo cominciare a riprendere coscienza di come funziona il sistema. Troppi giovani medici non conoscono come funziona il sistema, non conoscono come dire, non solo le regole organizzative ma anche alcuni principi che sottendono allo sviluppo di queste regole negli anni, e devo dire che molte volte mi trovo più concorde con le regole del passato, non perché io sia un conservatore che le vuole mantenere, anzi vorrei innovarle parecchio, ma perché certe volte si stravolgono dei principi senza rendersi conto di quelle che sono le conseguenze. Ciao e a tutti i visualizzatori che vedo sono cresciuti, sono 16 oggi.